Per la generosità, il coraggio, lo sprezzo del pericolo e la non comune determinazione dimostrati il 14 maggio 2013, quando il signor Giovanni Guarascio si diede fuoco nell'estremo tentativo di salvare la propria abitazione da un provvedimento di esproprio giudiziale. Per le qualità professionali e personali evidenziate in occasione di quel tragico evento, per non aver esitato un istante a mettere a rischio la propria vita nel tentativo di salvarne un'altra. Sono queste le motivazioni lette ieri dal primo cittadino di Vittoria, Giuseppe Nicosia, che alla presenza delle massime autorità civili e militari a nome di tutta la città ha voluto conferire la cittadinanza onoraria ad Antonio Terranova e Gianmarco Di Raimondo, i due poliziotti che provarono a salvare il muratore vittoriese tentando di spegnere le fiamme che avevano dapprima avvolto i coniugi Guarascio e che poi si estesero anche allo stesso Terranova. Il ricordo di quel giorno è molto chiaro e le ferite evidenti, specie sul corpo di Terranova. Per loro il giusto riconoscimento per un atto di grande coraggio, abnegazione e solidarietà umana. Il mio istinto mi ha portato ad aiutare il signor Guarascio, che aveva bisogno di aiuto. È il mio lavoro, fa parte dei nostri compiti, e quindi mi sono buttato senza pensarci due volte per cercare di evitare che il signor Guarascio si desse fuoco. E per il resto poi è successo quello che è successo e conosciamo un po' tutti. E mi fa piacere che ottengo questo riconoscimento, e ne sono fiero per quello che è successo, quello che ho fatto. Ho visto che la gente ha capito il mio buon gesto, e quindi questa è la cosa che mi fa ancora di più felice, perché capisce la mia buona volontà che c'è stato in tutto quel gesto, e anche le istituzioni mi sono state vicine, quindi mi stanno premiando anche loro.